Oggi parliamo di derby e lo facciamo con due ospiti straordinari, Claudio Sala e Beppe Furino, grandi campioni, simboli soprattutto di Juventus e Torino, delle due squadre che domani si affronteranno allo Juventus Stadium per un derby che torna dopo 3 anni. Ecco, volevo chiedervi questo: quanto vi è mancato il derby in questi 3 anni, se vi è mancato? Il derby ci è mancato moltissimo, a parte il fatto che bisogna considerare che il Torino poi ha avuto delle annate in Serie B, la Juve ha avuto anche lei un anno solo in Serie B e quindi chiaramente è un derby che tutti si aspettano considerando il fatto di non averla avuto per 3 anni e quindi è una partita determinante, è una partita importante soprattutto per i tifosi, è una partita importante anche per le squadre e quindi sicuramente renderemo un conto ad una partita dove assisteremo a un buon spettacolo. Per Furino? Ma il derby è una partita che più che altro è mancata ai tifosi del Torino. Quelli della Juve negli ultimi anni sono stati assorbiti da tante vicende, per cui non ho avuto modo di pensare a questo. Penso che il ritorno del Torino in Serie A faccia bene allo sport in particolare, perché io, pur essendo uno juventino doc e non amo molto il Torino, però mi rendo conto che per la storia che ha avuto, per il passato, il Torino meriti di ritornare in Serie A, di stare a questi livelli. Sarà un derby particolare perché si giocherà nella casa della Juventus. E i biglietti per i tifosi del Toro non sono moltissimi, a differenza di altre edizioni, quindi sostanzialmente non ci saranno le curve divise tra le due tifoserie. Quanto inciderà questo aspetto ambientale sulla gara? Ma secondo me inciderà molto. Il Torino deve lottare non solo contro una Juve che è sicuramente sulla carta è più forte, ma anche contro delle condizioni ambientali che sicuramente non era abituato a trovare. Nel senso che noi quando giocavamo avevamo una curva, avevamo una curva del Toro, una curva della Juve e praticamente il tifo era abbastanza diviso. In questo caso invece c'è un'assoluta predominanza della Juventina, quindi con uno sparuto numero di tifosi granata che assisteranno a questa partita. E quindi io dico che questo, secondo me, per la Juve è un grosso vantaggio, considerando lo Juventus Stadium, considerando che i tifosi sono vicinissimo allo stadio, cosa che non succederà quando giocheremo all'Olimpico, e quindi questo, secondo me, sarà un punto a favore della Juventus. Anche per Furino sarà così determinante. Ma sì, sicuro, ma quella determinante è la differenza delle due squadre. Chiaramente sulla carta la Juve è più forte del Torino, ha giocatori di qualità maggiore. Certamente oramai che gli stadi sono divisi, quello della Juve è uno stadio costruito praticamente solamente per il calcio, avrà la sua importanza. Io non so poi quanto i giocatori del Torino potranno patire questa situazione. Rispetto al passato non esiste più la forza trainante del pubblico. Una domanda per Furino da parte di Teodolinda. Dice che l'ultima volta che ha visto Furino ad una trasmissione televisiva è stata prima di Calciopoli, quando appunto Furino difendeva la Juventus quasi con le lacrime agli occhi, poi più niente, e si chiede se il fatto di non partecipare più a trasmissioni televisive sia dovuto a una scelta di vita, a una scelta professionale. Ma io ho una caratteristica, mi piace partecipare per un po' di volte, ma poi mi diventa noiosa ripetere sempre le stesse cose. Mi è piaciuto in passato parlare di calcio, ma anche adesso mi piace parlare di calcio perché è un argomento che non stanca nessuno, che per i problemi che ci sono oggigiorno è piacevole tuffarsi in un mondo che appartiene un po' a quello che è la tifoseria, il modo di calcio ne parliamo tutti in modo così sereno e tranquillo, al bar oppure in altre occasioni. Comunque non è stata una mia scelta, La sua quella di scelta. non partecipare più. Salvo, qual è il derby che vi resta nel cuore? Ma il derby che mi resta nel cuore, contrariamente a quello che dicono tutti, che è quello che praticamente lottavamo per lo scudetto nel 75,
nel 76 quando poi l'abbiamo vinto, è un derby nel 71-72 quando con l'allenatore Giagnoni per la prima volta il Torino giocava un derby per l'alta classifica, e quello è stato un derby importante, perdevamo 1-0, me lo ricordo bene, non tanto perché poi ho fatto gol su punizione a foglia morta con c'era in porta Carmignani, e poi abbiamo fatto la seconda rete con Agroppi, e quella è stata la partita che ci ha consacrati come squadra che poteva lottare per lo scudetto. Poi l'abbiamo perso per un punto. E tu? Non ha dimenticato una cosa, che poi ci fu una polemica, nacque una polemica intorno a, quel risultato finale del campionato. A quale stato? Che lo, sì, ma perché la polemica, loro andarono a Genova. La polemica nostra, sì. Sì. E quindi a Genova poi, con un gol non gol, quindi salvato tra l'altro sulla linea da Lippi, quindi anche questo. Comunque ci fu questa polemica, sì, è vero. Ma è vero che poi mi ricordo bene che alla fine ci fu una partita di Coppa Italia quell'anno. Cioè una partita di Coppa Italia? Subito dopo il campionato. No, questo non lo ricordo, era talmente assorbito da quel derby, no, che praticamente... Non me lo ricordo. Parliamo così, tanto ci divertiamo, sì, certo, e stuzzichiamo la fantasia dei tifosi. Allora, quell'anno ci fu la polemica di questa partita Genoa persa dal Torino, sì, per cui il Torino si sentiva defraudato da una situazione, e poi erano convinti comunque di avere contro di noi un punto di riferimento importante, non sicuro. Allora a fine campionato mi sembra di ricordare che ci fu una partita di Coppa Italia, che poi noi giocammo in un certo modo e vincemmo. Coppa Italia a Toro, sì, Juve? Sì, Juve. Tra l'altro forse dove siamo stati espulsi io e te. Adesso non so se è quella partita, ma non so se ti ricordi che io e te in una partita di Coppa siamo stati espulsi. Allora può darsi dopo che sia un contrasto, sì, può darsi dopo, che fu dopo quello. Qualche può contrasto che abbiamo avuto io comunque ci fu veramente un momento simpatico, perché certo, poi con loro io sono diventato amico, allora no, perché c'era veramente, sì, molta rivalità, e quindi erano due realtà diverse, però devo dire che ho molti amici, compreso lui, nel Torino. Amicizie che sono maturate dopo? Dopo, sicuro. Sì, in effetti in quell'anno noi abbiamo avuto quella partita, ma abbiamo avuto altre occasioni per cui recriminare, un Varese-Torino dove vincevamo 0-2 e Pulici che si doveva sposare il giorno dopo, è stato lotto mezz'ora dalla fine, in vantaggio noi di 2-0, praticamente il Varese poi ha rimontato 2-2, e soprattutto poi a Milano un Milan-Torino che era determinante, perché anche il Milan era lotto per lo scudetto, con un gol annullato a Toschi che ha fatto fallo su Cudicini, quindi uno che era alto 1,5 metri ha fatto fallo su un portiere di 2 metri, e da lì nascono un pochino le recriminazioni per quello scudetto mancato. A proposito del gol non gol, ci sono dei lettori che ci chiedono un parere sulla moviola in campo, insomma, se si sta parlando molto di arbitri francamente in questo campionato. La moviola in campo io non ero molto d'accordo, adesso però vedo che prima di decidere su una scelta passa parecchio tempo, quindi secondo me a quel punto tanto vale guardare alla moviola cosa è successo e decidere. Ho visto l'altra volta in un'occasione che l'arbitro ha aspettato, ha parlato prima con quello di linea, ha parlato poi dopo con l'altro per poi prendere questa decisione. A questo punto io prenderei la decisione di guardare veramente cosa è successo con la moviola. Io sono contrario, assolutamente, anche per un motivo: ci sono delle situazioni che già la moviola diventano così difficili, sono così difficili da decifrare, che la partita non finisce più. Io dico che bisogna convivere con l'errore dell'arbitro, per farne l'errore fa parte della partita, della gara. Luca, per Sala, tra Furino, Gentile e Benetti, chi è stato il marcatore più tosto? Allora, togliamone uno che è Benetti, col quale non sono mai stato marcato da Romeo Benetti. Da Furino e Gentile è una bella lotta. Con Furino abbiamo avuto dei bellissimi duelli, anche aspri e accesi. Però devo dire che la cattiveria, tra virgolette, di Gentile, soprattutto il primo Gentile, secondo me era sicuramente... Lasciava il segno. Lasciava il segno, soprattutto, non tanto il segno, ma qualche gomitato. Per Furino, tra Sala, Pulice e Graziani, chi è il più difficile da marcare?
Io né Sala, né Pulici né Graziani li ho marcati perché erano delle punte autentiche, quindi non stava a me marcare quelle cose. Sala, ha marcato me. Sala era un avversario tosto, era un avversario che aveva tecnica, aveva qualità, aveva anche determinazione, aveva coraggio, era un giocatore che avrebbe fatto comodo alla Juventus in quel periodo. Io penso che Causer sia stato un grandissimo in quel ruolo, ma un'accoppiata con Sala, avere in squadra Sala sarebbe stato unito a Causer, sarebbe stata magnifica. Io ringrazio Beppe di queste parole, tra l'altro qualche volta mi è capitato di parlare con Boniperti, e Boniperti qualcuno poi a un certo punto gli ha chiesto: ma come mai non avete preso Sala quando io ancora al Napoli, che poi dal Napoli sono passato al Torino? E Boniperti disse: costava troppo. Quindi questo detto da un presidente della Juve, che praticamente in quel periodo è la squadra più forte, la squadra più potente, è tutto da rivedere. Ci chiede Contini: che differenza c'è tra i derby dei vostri tempi e quelli attuali? Ma allora il derby era veramente una partita sentita, perché oltre alla rivalità delle due squadre, nelle squadre c'erano giocatori che avevano militato nel settore giovanile, e questo è fondamentale, perché poi questa rivalità si porta nella prima squadra, la alimenti con tante situazioni, per cui solo e soltanto l'atmosfera dei tifosi è coinvolgente, è importante, così. Però quando c'è anche una rivalità tra quando giocatori, c'è un vissuto, insomma, quando c'è un sicuro. Adesso purtroppo il Torino ha lasciato perdere quello che era la sua forza, la sua identità importante, quello del settore giovanile. Mi sembra di ricordare, c'erano dei in squadra almeno 6-7 giocatori che venivano importanti, che venivano dal settore giovanile, che in quel periodo era veramente la forza della società. Adesso la Juve quantomeno in squadra ha ancora Giovinco, Marchisio, De Ceglie, sono giocatori che comunque nascono calcisticamente anche a Torino, vengono dalla scuola calcio, sono un po' figli miei. E quindi la Juve ha continuato a mantenere questo tipo di valore. Torino ha disperso un po' tutto, sì. Si è lasciato probabilmente il futuro, cambieranno le cose, però in questo periodo devo dire che la Juve ha mantenuto la sua sì, d'accordissimo con Beppe. In effetti quando sono arrivato io al Torino, 7-8 undicesimi di quella squadra praticamente era uscita tutta dal settore giovanile, quindi chiaramente la rivalità era ancora maggiormente accesa da questo fatto di avere avuto una rivalità a livello giovanile. Quando giocavo io ai primi tempi il Torino non lottava per lo scudetto, ma mi ricordo che il derby per noi era la partita della vita, era una partita che era determinante. Poi chiaramente non si vinceva lo scudetto. Beppe una volta ha detto: sì, forse il Toro qualche volta ha vinto lo scudetto ma poi ha perso il campionato, ma per noi in quel momento, non avendo un obiettivo importante come lo scudetto, era la partita della vita e voleva dire regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Che settimana era quella del derby? Settimana prima del derby era una settimana particolare. Ho letto le dichiarazioni di Boniperti che dice che era la partita che voleva cancellare dal campionato. Per noi è una settimana che vivevi dal lunedì alla domenica. Noi ci allenavamo a Filadelfia con i tifosi che quindi partecipavano a questi nostri allenamenti, quindi ci incitavano a far sì che questa partita potesse avere un esito positivo, e quindi era una partita che praticamente toglieva anche un po' il sonno. Mi ricordo che prima delle partite il sabato sera qualcuno dormiva, qualcuno non riusciva a dormire, e poi c'era qualcuno che magari era talmente incosciente che riusciva a dormire poi sul pullman da Villa Sassi allo stadio. Invece per voi era la settimana in cui Boniperti, insomma, c'era molta attenzione per l'attesa. Avevamo un presidente troppo tifoso, che veramente creava una tensione nella tensione. E più volte andavi in campo anche eri già fuori giri.
Sì, forse noi, loro la interpretarono un po' meglio la gara, erano anche un po' più scaltri, un po' più smaliziati rispetto a noi, perché amavano parlare in campo, provocavano. Noi avevamo due o tre giocatori che si accendevano come dei cerini, quindi andavano poi fuori giro. Uno di questi era Causa, loro lo prendevano di mira e gliene facevano. Avevamo forse il vantaggio di avere tutto da guadagnare e niente da perdere, dal momento che inizialmente in quegli anni insomma la squadra favorita la Juventus, come lo è praticamente anche in questa gara. Barba, se le vostre squadre, il Toro e la Juve di allora, giocassero contro il Toro e la Juve di oggi, chi vincerebbe? Ma se devo fare un paragone con la Juve attuale, per me vince la Juve attuale, che è cambiato talmente il gioco che oramai il gioco è innanzitutto è molto fisico, molto veloce e molto tecnico. Allora quando abbini queste tre cose riesci a avere veramente una squadra importante. Il calcio attuale mi piace molto, ma noi avevamo una squadra che agonisticamente e come capacità di saper stare in campo ci stavamo bene. Però ho l'impressione che il calcio moderno sia un qualcosa di più preparato rispetto e più forte rispetto al calcio di allora. A questo aggancio la domanda di Gabri, come farò poi con Sara: qual è stata la Juve più forte di tutti i tempi? La Juve più forte di tutti i tempi? Ma credo quella del 94. Del 96, quella che ha vinto la Coppa dei Campioni con l'Ajax. Credo le nostre, nel mio periodo ci sono state tre Juve che sono state ottime Juve, però abbiamo vinto a livello nazionale, ma a livello internazionale abbiamo fatto solo due finali di Coppa dei Campioni. Quindi quella di Lippi? Quella di Lippi per me è stata la più forte, perché ha raggiunto i risultati migliori. Forse nel caso del Toro, del Toro di allora e questo Toro forse sfida un po' impari. Sì, è una sfida un po' impari. In effetti quella squadra dello Scudetto era una squadra che aveva grande qualità, era forte soprattutto nel reparto offensivo, insomma Pulici, Graziani e sottoscritto davanti creavano sicuramente dei problemi, e quindi è difficile far paragoni, ma chiaramente a quel punto era una squadra che sicuramente è difficile da emulare, soprattutto per un Toro e per un calcio di adesso. E agganciandomi alla seconda domanda che ho fatto Furino, dopo il Grande Torino qual è stata la formazione più forte? La formazione più forte del Grande Torino, qualcuno direbbe quella del 75-76 che ha vinto lo Scudetto, io invece dico quello del 76-77 che ha giocato ancora meglio dell'anno precedente. Il Torino ha avuto la sfortuna, ha vinto un campionato l'anno prima con 45 punti e l'ha perso 50, cose da Toro, tra virgolette. Cosa cambiereste del calcio di oggi, ci chiede Renzo? Ma del calcio di oggi è un calcio completamente diverso, un calcio dove ci sono troppe condizionamenti economici, è un calcio che sicuramente va verso una fase di troppi soldi che girano, e questo sicuramente non aiuta il calcio e non aiuta neanche i calciatori a crescere. Furino, cosa cambierebbe? Ma a me piace questo calcio, mi piace a tal punto che mi sono immaginato se avrei potuto giocare in questo periodo. Io poi mi sono dato la risposta di sì, mi piace molto, perché mentre il calcio nel nostro periodo era un calcio molto tattico, la fase attuale invece è un calcio nel quale le squadre, a prescindere dall'avversario, vanno in campo e cercano di giocare la loro partita. Poi ci sono degli accorgimenti, come fanno con la Juve, vai a prendere Pirlo, vai a marcare, vai a fare così. Però nel nostro periodo era molto più sentito questa fase di tattica. Adesso sono un po' più liberi. Le squadre vanno in campo e cercano di imporre il proprio gioco, cosa che facevamo anche noi, però il gioco nostro era un po' più lento. Sì, a me piacerebbe sapere se oggi potesse essere valido il fatto che Furino marcasse Sala per tutti i 90 minuti. Quindi il calcio sicuramente si è evoluto, il calcio ormai non prevede più questa marcatura, quindi mi piacerebbe sapere se anche in questo contesto Furino marcherebbe sempre Sala uomo.
punto di domanda. Devo dire di no, proprio perché il calcio è diverso. Quello che conta è cercare di imporre il proprio gioco rispetto all'avversario, quindi avere un Pedromini e Pedromini in campo. Quindi Forino che tipo di gioco avrebbe fatto nel calcio di oggi? Ma io allora ebbi delle fasi dovute al periodo storico in cui ho giocato, quello dei 20 anni, dei 27-28 anni e quello dei oltre i 30. Io per un certo periodo avevo la baionetta in bocca ed ero un giocatore da fascia, molto aggressivo sul gioco offensivo. Poi col tempo mi sono dato dei ruoli un po' più di riflessivi, di controllo, di gioco, ma questo con l'età. Facciamo prima di venire qua ho scoperto che Furino tra l'altro ha vinto tantissimi campionati, correggimi quanti, sono 7? 8. 8, quindi sì. Hai giocato? Io ho giocato dal 69 anni, al 89. Quindi praticamente un anno sì, un anno no, praticamente ha vinto uno scudetto. Questo mi fa un pochino invidia, no, devo dire la verità. Ma il fatto, questo è, sì, è vero. Quello che era importante è che allora c'erano tanti grandi giocatori. Purtroppo perché stranieri ce n'erano poche, quindi le possibilità di esprimersi dei giovani c'erano. Oggi questo diventa sempre più difficile, riuscire a mettersi in evidenza in un calcio attuale non è facile. Perché? Perché hai una concorrenza estrema dovuta a giovani che vengono dall'Africa, dall'Asia, dal Brasile, certo, dall'Argentina, quindi troppi sono le possibilità. Io non so se in futuro giocatori come quelli che ha la Juve attualmente in prima squadra potranno emergere giocatori di Torino e arrivare in prima squadra. Anzi, due domande per Sala. Giovanna ci chiede cosa manca al Toro per andare in Europa e poi un altro lettore, una domanda che si collega, ci chiede quali giocatori a gennaio deve prendere il Toro per fare il salto di qualità. Ma per andare in Europa il Torino è appena salito dalla Serie B alla Serie A dopo 3 anni di purgatorio, quindi è chiaro che piano piano deve impostare un certo tipo di programmazione per riuscire ad avere una squadra sempre più forte e riuscire ad avere una squadra che possa resistere stabilmente in Serie A. Per quanto riguarda la campagna acquisti, è chiaro che a gennaio si dovrà intervenire, secondo me, per prendere una punta e per cercare di avere un'alternativa a Bianchi, che forse è l'unico giocatore che non ha grande alternativa. Una domanda invece per Furino, più che una domanda, è così, un augurio che si fa a Giovanni, dice: speriamo che si parli solo del derby e non di altro, ormai siamo stufi di sentire sempre le stesse cose, sempre contro di noi. Ma il calcio è così, quindi la polemica impazza, non possiamo, c'era allora, c'è oggi e ci sarà domani. L'importante è avere la coscienza di far bene. Io chiedo soltanto che i giocatori, quando vanno in campo, diano il meglio di se stessi nella sicurezza di potersi esprimere con serenità e in base alle loro qualità. Poi però è vero che quando un episodio arbitrale sfavorevole capita alla Juve, insomma, no, se ne parla da settimane. Questo sì, ma se ne parla anche dall'altro senso, quando è favorevole alla Juve. Non bisogna cadere in questa storia di cose, perché sennò uno non esce. Io sono convinto che poi alla fine del campionato i favori, le cose favorevoli, le cose contrarie poi si annullano. Lo pensa anche Sala? No, secondo me non sono d'accordo con Beppe, non sempre tornano i conti. Ah, perché se mi permetti, c'è un lettore che teme il rigorino di compensazione, visto quello che è successo a Milano alla Juve, insomma questa è una teoria che tra i tifosi del Toro. Sì, questo è vero, così come dicono che questo fallo di mano è stato fischiato per il precedente del gol annullato Muntari, quindi praticamente si è fatto un pochino vendetta di quell'episodio. Io non sempre sono d'accordo che alla fine del campionato poi
tutto torna come prima, e quindi penso che poi il calcio vive di situazioni e le situazioni poi diventano determinanti anche per certi errori arbitrali. Ma vedi, Claudio, tu te ne rendi conto di questi errori dopo, a posteriori, quando l'azione è stata vista 8-9 volte alla moviola, da tutte le parti, sì, ma a volte ci sono queste situazioni che non sono neanche, non possono neanche chiarite dal... Quindi è difficile, secondo te, prendere anche una decisione. Certo, ma adesso con i 5 arbitri, sì, si pensava che comunque... Sì. Tutto questo avrebbe portato a sbagliare di meno. Io ho l'impressione che gli errori siano aumentati piuttosto che diminuire. Perché? Ma perché poi intervengono altre persone che devono decidere da un'azione immediata. Perché l'occhio umano ha la sua percezione, non è che riesce a capire tutto. Per me dovrebbero lasciare che il giudizio lo esprima l'arbitro, e deve essere lui. Poi deve essere solo quello di linea che guarda se la palla è entrata in porta o non è entrata in porta. Okay. Però, sono d'accordo con lui, anche perché certe volte la situazione, l'arbitro è messo in una situazione sicuramente migliore rispetto all'arbitro di fondo. E quindi tante volte invece l'arbitro non prende la decisione, la decisione di concedere un calcio di rigore è stata fatta che la prende l'arbitro di fondo. Brevissimo. Ultima domanda, che direi la domanda, diciamo, d'obbligo, la fa Beppe, ed è una domanda che però accomuna tanti tifosi. Pronostico sul derby secco, chi vince con quale risultato? Sara? Ah, tocca a me per primo, ma è difficile. Io dico, speriamo di riuscire a fare un pareggio, quindi visto che facciamo sì che accontentare i tifosi 1-1. Furino? La partita, se è giocata su un certo livello, dovrebbe essere della Juve, ma nel calcio sappiamo che è tutto, c'è l'imponderabile, quindi no, non mi esprimo, spero che sia una bella giornata di calcio. È la legge dei grandi numeri, secondo me. Il Torino non lo vince dal 95, con qualche episodio il Torino in B e la Juventus in Serie A. Quindi tante volte è la legge dei grandi numeri. Ha fatto un articolo a Mezzano per noi i giorni scorsi. Sì? C'è una generazione, ecco, di tifosi, quelli che di 18 anni hanno mai visto. Perfetto. Che non hanno mai visto. Non hanno mai visto vincere il Toro. Sì. Continueranno. Speriamo di noi. Speriamo di no. Benissimo. Allora ringraziamo i nostri due ospiti, è stato davvero un piacere averli qui con noi per l'area di derby, e ringraziamo i nostri lettori. All'approfondimento di domani.